Torres, insegnante di scuola materna, scelta per professione e con grande desiderio, perché io amavo i bambini da sempre e la mia insegnante ha imposto ai miei genitori di lasciarmi scegliere la scuola che desideravo, per cui ho studiato nel collegio di Rovereto e dopo ho cominciato a insegnare. Sono entrata nella prima Colonierc, un ente parastatale, lì ho insegnato i primi anni e ho preso le prime basi di impostazione della scuola, che lì si parlava unicamente del metodo Agacci. Mm-hmm. Per cui noi abbiamo acquisito questo metodo, che l'abbiamo trovato molto valido anche nel futuro, e lì dove si doveva fare una programmazione annuale, una programmazione trimestrale e avere del materiale didattico, perché il bambino apprende se tu gli fai vedere qualcosa, perché se tu racconti a voce le cose non servono niente. Il bambino ha bisogno di vedere o con immagini o con oggetti quello di cui tu vuoi parlare quel giorno. Per cui c'era gradualità nel metodo. Io avevo un grande scaffale con tante scatole con su gli argomenti che trattavo quel giorno, oppure raccoglitori di immagini, e lì il bambino ogni giorno illustravi quello che volevi fargli apprendere. Logicamente si partiva dal numero 1, 2, 3, 4, 5, fino a 10, si partiva dai colori fondamentali, rosso, giallo e azzurro, e si arrivavano ai colori composti, e per ogni argomentazione si faceva vedere del materiale, per cui io su questo grande scaffale avevo tutte le scatole, con su sull'etichetta cosa c'era dentro, il tal colore, la tal forma, bianco e nero, insomma di ogni argomento che tu trattavi col bambino, che ogni giorno devi presentarti a scuola o con una scatola o con una teca di immagini, e corrispondeva all'argomento che tu volevi trattare quel giorno con i bambini. Per cui i bambini arrivavano ai 6 anni che arrivavano a saper leggere e scrivere quasi automaticamente. Tanto vero che gli insegnanti da scuole elementari che erano lì vicine dicevano sempre: i bambini che vengono dalla maestra Dolores, non parlo per orgoglio, ma è vero, dicevano, sono molto preparati. Perché io partivo dalle fondamentali forme di educazione preliminari, andando su gradualmente, finché il bambino a 6 anni arrivava quasi maturo. Tanto che vero, nella scuola materna di Terlano, i bambini andavano a leggere il menù gli ultimi tempi, per dire. Cioè si arrivava gradualmente a tutte queste cose, però ogni giorno dovevi portare qualcosa da far vedere, da far conoscere, però sempre con delle cose che dovevi dimostrare che sono visibili al bambino. Per cui noi in ogni aula avevamo una mensola a più ripiani e tu lì poggevi tutti questi oggetti, oppure queste immagini graduali secondo l'argomento, e il bambino andava a guardare tutto il giorno, aveva a sua disposizione. Il giorno dopo mettevi via e venivi con un'altra scatola. Per cui il bambino si arricchiva. E dopo, al pomeriggio, cosa si faceva? Sempre con i bambini più grandi, loro riproducevano su un foglio, facevano il disegno di quello che hanno visto. Esempio, una storia che si raccontava, un bambino sceglieva la prima parte della storia, l'altro, e alla fine veniva riprodotta dai bambini la storia che io avevo raccontato loro. Per cui ho avuto tante soddisfazioni, tanto che dopo io esponevo in graduatoria fuori sulle colonne della sala grande tutta la storia riprodotta dai bambini, e le mamme quando venivano potevano vedere e guardare cosa avevano fatto i loro bambini. Cioè io ho avuto tanta soddisfazione e i bambini stavano tranquilli perché avevano tutto il giorno occupato. Non erano lasciati a se stessi in balia, che correvano di qua e di là disperati, perché ogni giorno, cioè tutta la giornata era programmata, e il bambino se è occupato, se è attivo, non diventa aggressivo, altrimenti si stufano e bisticciano e fanno tutte quelle cose che fanno normalmente i bambini, che è normale e naturale. Per cui io ho avuto tante tante soddisfazioni con i bambini. Io ho cominciato a 18 anni. A 18 anni ho già incominciato a lavorare, perché sono entrata nell'ONERC tramite, mio padre conosceva il direttore,
da giovanissima per scuola, ecco 55, perfetto. E lì ho lavorato per 4 anni con l'ONER e dopo mi sono sposata pensando di non lavorare più. E invece ho pensato di riprendere, però non potevo più ritornare con l'ONER, no? E allora ho insegnato per 7 anni a Luna alla SES per l'esattezza, alla SES, per 7 anni. In quel periodo, fino al 60, è venuto fuori, nel 60 è venuto fuori che nasceva la scuola materna statale. Allora io ho fatto concorso, mi dispiaceva lasciare quella scuola lì, però la colpa è stata del sindaco che non ha richiesto che diventi anche la scuola di la SES statale. Quei sindaci che hanno richiesto di diventare statali sono riusciti a prendere la scuola materna statale. Allora ho fatto subito domanda e con le mie referenze ho preso posto nella scuola statale. E ho preso Sant'Agnese di Civezzano, conoscete? Sì, sono Ecco, sì. e lì, pensa un po' che sorpresa, ho dovuto prendere i bambini di 5 frazioni di Sant'Agnese, di Coso, aspetta, Bosco. Dopo cos'è l'altro paese? Tutti i paesi dintorni di 5 frazioni, insomma, del paese. Per cui tutti i bambini che non sapevano neanche cos'è la scuola materna, per cui le sta una grossa sorpresa ambientare, inserire questi bambini nella scuola materna, accettare tante cose che per loro erano tutte novità. Perciò passava un pulmino a prendere i bambini delle varie frazioni e venivano alla scuola materna, la quale doveva usufruire dei locali della scuola elementare che provvisoriamente, cioè era lì la scuola elementare e non ci ha dato dei locali disponibili. Nel frattempo la scuola elementare è stata trasferita a Civezzano e tutta la scuola che è rimasta tutta per noi, per cui avevo grandi saloni, grandi spazi e lì ho inserito gradualmente questi bambini con grande fatica perché ti dico, venivano queste frazioni sparse qua e là, per cui non era facile adattarsi a delle regole, a mangiare, tutte queste cose qui. E gradualmente sono stati bravissimi. Pensa che tanto è vero, avevamo lì una specie di orto, che era trascurato, e volevo fare giardinaggio con i bambini, che interessa ai bambini coltivare, fare, vedere. Allora i papà che tornavano dal lavoro, dalle cave di Porfido, si fermavano, finito il lavoro nelle cave, alle 4 venivano lì a svangarmi questo pezzo di terreno per prepararmelo per usarlo per i bambini. Mio suocero che faceva il falegname, mi sono fatta fare dei bastoncini con sulle etichette, cioè dei pezzetti così di lei, no, di formica, di compensato, e lì sopra abbiamo disegnato i vari contrassegni di bambini. E quindi venivano piantati qua e là ogni bambino un pezzetto di terreno e si coltivava l'orto. Allora i bambini per farli mangiare l'insalata, per dirti, dicevo guarda questa oggi è l'insalata del vostro orto. Quando c'era la minestra, il minestrone così, questo è il minestrone fatto con le vostre verdure. C'era l'incentivo, oltre che conoscere le piante, curarle così, era un incentivo per farli mangiare. E quindi questi bambini hanno fatto un cambiamento immenso. Per me è stata una gioia grandiosa. E poi dal mio suocero, che so che i bambini amano la casetta, mi hanno fatto fare in legno questa bella casetta, che i bambini usavano proprio una casa di legno leggera, ma fatta vera. Me l'hanno portata, e era già 7 anni che ero Sant'Agnese, statale. Viene fuori che la mia assistente, perché a quell'epoca lo Stato ci dava l'assistente, la mia assistente, parlando con una maestra di Rovereto, già anziana che stava per andare in pensione, le ha detto: oh, Sant'Agnese, dovresti vedere che bella, vedresti come la Dolores l'ha preparata qua e là. Neanche portata la casetta per me, l'ultimo mese l'abbiamo usata, ma dico dopo abbiamo tutti gli anni prossimi, convinta che meritasse Sant'Agnese. Andiamo dal provveditorato di studi per scegliere la sede e testa la maestra che fa: io scelgo Sant'Agnese. Mi scendeva il sudor freddo dal male che ci sono rimasta perché non me l'aspettavo. Allora una ragazza di Terlago, insegnante di Terlago, una maestra giovane, diceva a Dolores, dice prenditi Terlago perché tanto
non me lo lasciano lo stesso, per cui preferisco che lo prenda te, che ti conosco e ti voglio bene. E allora io ho scelto Terlago, venuta a Terlago che gli sono finita nella scuola elementare. Usavo i locali che la scuola elementare mi disponeva, cioè dall'ex palestra, quelle sale che loro non usavano. Allora dico, beh, insomma, è dura sta qua così messa. Allora, un giorno il sindaco, che era Renzo Merlo, il sindaco Giovanni Renzo Merlo, mi ha detto un giorno, guarda maestra Dolores, se tu resti a Terlago, io ti faccio fare la scuola paterna più bella. Allora potevo dirti no, beh, lui ha mantenuto la promessa ed anch'io ho mantenuto la promessa e ho detto finché non vado in pensione resto a Terlago, con tutti i disagi che avevo e non avevo perché io abitavo a Trento, per cui statale c'era anche la scuola di Martignano, che potevo da casa mia andare a piedi a Martignano perché abitavo in Samito di Pognola, eppure ho accettato di andare 12 anni a Terlago, con tutti i disagi, perché avevo la patente, perché non lo volevo usare, e aspettavo i colleghi dell'elementare a scendere a Terlago. Però io ho mantenuto la promessa, finché non sono andata in pensione, sono rimasta a Terlago. Mi sono fatta gli ultimi 12 anni e lì ho avuto tante soddisfazioni, perché ti dico, questa scuola è bellissima, con l'ok del comune che mi ha dato tutto l'ok di arredarla, facevo presentavi preventivi delle cose che sapevo che servivano. L'arredamento lo scelto tutto io, sempre con l'ok del comune, sempre con presentazione prima dei preventivi. E poi mi davano l'ok e io portavo le fatture regolari. Ecco, e questa scuola bellissima, arredata in una maniera, perché c'era il centro come dove i bambini giocavano come una rotonda, e sui lati c'erano le aule, ogni aula, che erano 3 aule perché i bambini sono 3 sessioni, la prima, la seconda e la terza, ogni sessione aveva i suoi servizi vicini, per cui l'aula con i suoi servizi, l'aula con i suoi servizi, e ogni bambino usufruiva, ogni gruppo di bambini aveva la sua aula e i suoi servizi, i piccoli che il pomeriggio dormivano, i medi che avevano un tipo di attività, i grandi che facevano le attività più importanti perché andavano verso le elementari. Ecco, e lì ho fatto tipo un lavoraccio perché anche il materiale didattico che dovevi presentare i preventivi all'inizio d'anno e comprare il materiale per tutto l'anno. Non è semplice, devi calcolare quello che ti può servire, cioè era impegnativo, però l'ho fatto col cuore perché mi ha dato fiducia massima. Le mamme, io ho sempre collaborato e voluto bene, i bambini mi si sono affezionati, tanto è vero che quando incontro qualche mio bambino mi saluta e mi abbraccia, ciao maestra Dolores, come stai? Pensa che una mamma che ha una ragazza, forza di parlare bene della mia maestra, vuol fare la tua stessa scuola. No, le gioie che mi allargano il cuore, perché quando mi chiedevano quanti bambini hai tu maestra? 30, tutti voi. Ci ho dato la mia vita per i miei bambini, però mi hanno ricompensata, perché ho tante gioie, tante soddisfazioni e tanti bei ricordi, nonostante tutto l'impegno che ho avuto. Perché ti dico tutti i giorni partire da Trento con una scatola di materiale e riportare il giorno, cioè, perché adesso devi sapere, dovete sapere che io nella cantina, cantina mai fatta cantina, ho fatto comprare dal mio marito 3 scaffali, di quelli di ferro che sono equipmontabili, 3 scaffali, e lì c'è su tutto il mio materiale didattico, con tutte le associate, con tutto il nome del materiale che c'è giù, e lì. E dico sempre, mia sorella dice, sarebbe il caso di regalarlo a qualche scuola materna, ma chi lo sa usare, chi lo usa, o lo buttano nelle immondizie. E non so con quale criterio oggi gli insegnanti mandano avanti, organizzano la scuola materna, io non le penso, perché ho nipoti che fanno questo lavoro, ma non so che metodo usano, come lo usano, perché noi è prettamente metodo agassiano, prettamente. Dopo usufruiamo del metodo Montessori, ma gran parte noi seguiamo, a maggior parte, il metodo Agassi, che ho sempre usato fin dall'inizio, più o meno, insomma, dopo fai delle varianti, anche della Montessori, perché c'è tante cose interessanti che sono il metodo Montessori, però io sentivo la necessità al bambino di spiegare e
deve essere la gradualità in tutte le cose che tu fai apprendere, partendo principalmente, inizialmente dall'educazione, perché io la prima cosa che devo insegnare al bambino è salutare, aprire e chiudere porte con educazione, usare il gabinetto con un certo rispetto, perché spiegavo che ci sono maschi e femmine, i maschi fanno la pipì in un modo e le femminucce si siedono dove loro hanno fatto la pipì. Se loro non la fanno bene, cioè le piccole cose sono importantissime, aprire e chiudere la porta, mangiare bene, come mangiare, come portare il cibo alla bocca, cioè tutte quelle cose principalmente di educazione. Dopo passavo all'istruzione, perché per me il bambino, se viene educato, fin dall'inizio impara e non le dimentica più certe regole, e se no, dopo è dura fargli apprendere. Perché mio papà diceva sempre che un albero si raddrizza finché è piccolo. Difatti alle mie mamme dicevo sempre: guarda mamma, perché io ero schietta e sincera con tutte, se tu vuoi far tutto per il tuo figlio, domani quando lui è grande ci sei ancora che tu l'aiuti o fai tutto per lui? Per cui il bambino deve diventare autonomo, imparare a vestirsi, ad allacciare le scarpe, a fare tutte quelle cose gradualmente e naturalmente. Ma doveva imparare a fare quelle cose lì che sono basilari nella vita. I ragazzi che hanno 18 anni che non sanno neanche lanciarsi un paio di scarpe. Dopo andiamo tutte le cose con gradualità. Così il bambino cresce bene, impara bene e diventa autonomo e autosufficiente. E acquisisce anche delle regole importantissime. E lo stesso con la mente, anche quando verso l'ultimo anno che si faceva da 5-6 anni, il bambino era già grandicello, e così passava a fare un po' di prelettura e prescrittura la sera. C'era un libro apposta che le mamme gentilmente mi compravano, loro spese, e poi con quei più grandi, nel pomeriggio, quelli che non andavano a riposare perché i grandi non, di solito non vanno, e così faceva questo piccolo libro, non parole, no, è sempre cerchi, righette, così, ecco, per arrivare alla scrittura. Cioè le piccole forme che vengono apprese senza che il bambino si accorga di arrivare a quel livello lì. Arrivava ai 6 anni e sapeva leggere quasi e scrivere regolarmente bene quando andava a scuola. Però ci si vuole pazienza, buona volontà e amore. Lei ricorda in che anno è andata in pensione? Io sono nata a 50 anni, con 30 anni di servizio. Ho cominciato a 18 anni. E sai perché sono andata? Non perché avevo voglia di andare, ma stava quel periodo che stava venendo fuori quella regola che dovevi arrivare almeno a 60 anni e più per arrivare ad andare in pensione. Sai che resta quel periodo che era un po' problematico. Tant'è vero che mia nipote insegnante, anche lei non ha accettato di andare in pensione perché non aveva sufficienti anni e ha dovuto lavorarsi altri 10-15 anni per arrivare lì alla pensione. Perciò l'ho fatto non egoisticamente, ma consigliata anche dai sindacati, diceva che se non esci adesso vai a rischio di farti altri 10-15 anni. Perciò a quell'età lì, più se a quell'epoca lì che erano le mamme che dicevano, oh, le maestre, quando le invece è meglio che le vada in pensione, che le lascia il posto agli altri, se quelli dicono nei paesi. Ecco, ma poi a parte il fatto, insomma, non lo sento spontaneamente, ho dovuto accettarlo quasi per necessità. Anche la questione della nascita della scuola di Terlago. Lei diceva che prima stava la scuola elementare. La scuola Essendo elementare. statale, Sì? sai che qui la scuola elementare, in fondo al paese, Sì. qui. E la scuola materna è nata lì così di fianco, per cui Sì. c'era comunicazione fra elementare e materna. Per cui quando è arrivata a Terlago c'era già quella scuola elementare lì. C'era quella lì e ci hanno prestati provvisoriamente perché come stato dovevamo essere abbinati Alla scuola elementare? no, ma la scuola elementare alla direzione di Didattica? No. didattica, direzione a Terlago, non è sotto, Alla direzione didattica di Vessano. ecco, e io ero sotto la direzione didattica di Vezzano, tant'è Anche la vero. scuola Sì, materna? per quando ero statale dovevo essere dipendente dallo Stato e io come referente dovevo andare a Vezzano
Tanto è vero che è venuto a farmi un giorno una visita al direttore e ha voluto assistere a una conversazione con i bambini e star presente e ascoltare cosa io dicevo ai bambini, solo che non mi mancavano le mensole, mi mancava tutta l'attrezzatura, perché ti dico, ci ha messi provvisoriamente lì. Ma il direttore Biscaglia, quello delle Sì, elementari. Scaglia, proprio Scaglia è venuto da me, proprio Scaglia. E so che un giorno te dovevo usufruire per mettere, non avevo la mensola ancora lì, perché ti dico, era provvisoria. Mi ricordo che mettevo le immagini o gli oggetti sul ripiano dei termosifoni, era per dire, dovevo organizzarmi in qualche maniera, perché noi avevamo come aula la palestra, lo spogliatoio. E dopo abbiamo i servizi, sì, la parte bassa della elementari. Per cui di sopra si andava quando quelli degli elementari ci chiamavano a vedere magari un filmato o qualcosa assieme o così, altrimenti noi eravamo sotto e usufruivamo di quel cortile di fuori. E dopo il sindaco, visto che si è avviata bene questa scuola statale, ha pensato di farci questa scuola nuova, che era qui che la materna, anche che l'elementare. Eravamo comunicanti. Ma quanto? Un anno, 2 anni? Quanti anni è rimasta lì dentro la Un anno palestra? solo, Solo un anno hanno costruito l'altra. subito, sì, per nel frattempo per costruire una scuola, se si vuole, Sì. perché è una pagoda unica, non è mica che devono Ai fare, ha fatto tempi. una grande pagoda, e dopo noi fuori si saliva per una piccola scaletta e si andava su quel prato che c'è lì sopra, il nostro giardino. Certo. Fare queste tre aule con i suoi tre servizi indipendenti e mezzo a questo centro dove c'era, dove i bambini giocavano, la sala da gioco, e lo spogliatoio, perché lungo, allora dentro questa grande sala c'era una serie di armadietti a cubo che si scorrevano, per cui non occupavi tanto spazio, e lì dentro c'erano tutti ogni armadietto per ogni bambino, e sembravano di bei cubi, e invece erano di armadietti di bambini, per cui se, anche esteticamente stavano bene. Io venivo da una scuola già dell'ONERC, la quale era prettamente informata. Ti obbligava a fare queste determinate cose, dovevi presentare la programmazione, e veniva un'ispezione, ogni giorno dovevi fare la programmazione, un quaderno grosso così, alla fine dell'anno, di programmazione tutto l'anno, però ogni giorno dovevi scrivere dall'entrata all'uscita tutto quello che fai quel giorno. Per cui se veniva un'ispezione dovevano venire controllare, e controllavano e guardavano. Per cui tu lo facevi, non, Quindi c'era una eri rendicontazione giornaliera delle attività esatto, fatte. giornaliera. Ho tanti di quaderni a casa da qualche parte che facevo la programmazione. Per cui era una roba più che logica far così, perché il bambino deve partire dal basso verso l'alto, in tutte le cose, dal colore, la forma, le dimensioni, tutte, anche qualsiasi racconto deve essere semplice per i piccoli, un po' più graduato, perché il bambino a 3 anni non ha la maturazione di 1 da 5, Certo. no? O sì. Eh no, E no, allora. certo. E così il bambino apprende meglio se sono un gruppo della stessa età che fa le stesse cose, o la sera gli stessi disegni. Dovevi fare un disegno particolare al bambino di 3 anni. Quando volevo illustrare una storia, esempio, che avevo raccontato, avevo messo le immagini e ogni bambino si sceglieva un pezzo della storia. Ma il grande può farlo, ma un piccolo cosa ti fa? Scarabocchi? Cioè, per me sembra illogico andare controcorrente, perché fare una prima e la quinta allora? Nella scuola di Terlago, negli anni in cui lei ha insegnato, quali figure incontravano i bambini oltre alla sua? Con chi si confrontava lei, i Con le bambini? altre colleghe, naturalmente, Quindi quanti insegnanti eravate all'interno tre di tutta? Tre insegnanti, insegnanti per la una scuola? per sezione, e però erano spesso supplenti, cui dovevo organizzarle, avviarle. Però ogni maestra aveva la sua aula e ognuna seguiva, io ero la di ruolo, per cui dovevo consigliare e aiutare un po'. Aiutare le giovani che venivano dentro, perché venivano dentro incaricate, per cui magari duravano un anno o due, che erano di quelle che non volevano andare via a tutti i costi, che dispiaceva, anche a me dispiaceva. E dopo c'era la cuoca, era aiuto cuoca e basta. Perché le mamme devono capire che i figli sì sono suoi e devono coccolare dappertutto, però devono imparare anche a diventare autonomi. Perché i miei bambini quasi tutti quando uscivano dalla scuola materna sapevano lasciarsi le scarpe e certi non sanno neanche infilarle. E
vabbè, io ero abituata che i grandi, oltre che infilare le loro scarpe, andavano ad aiutare i più piccoli. Ma non è perché non volevo aiutare, perché hanno bisogno di imparare. I grandi che non sanno neanche lacciarsi un paio di scarpe. I miei grandi quasi tutti riuscivano a farlo. I piccoli Bravano. venivano, qualche volta restava un po' lì la mamma, se c'erano quelli che piangevano, ma la maggior parte veniva, dato che le mamme avevano due o tre figli, o quattro per dirti, e io vedevo il primo figlio che veniva da me, e dopo tutti gli altri venivano accompagnati dalla mamma a vedere la scuola, per cui entravano alla scuola materna che già la conoscevano, per via della mamma che accompagnavano a vedere il fratello, a portare il fratellino così. E forse dopo in casa parlavano della scuola materna, per cui si inserivano abbastanza bene, tranne qualche raro caso, se non si inserivano bene, ma nel complesso anche i piccoli, tranne qualche raro caso che piangeva un po' di più così, ma le mamme stavano lì poco, sai? Di norma stavano in quel posto, era necessario, se no restavano lì tranquilli, perché o si conoscevano già, perché ti dico, venivano ad accompagnare il più grande che veniva alla scuola materna, per cui dopo, quando arrivavano loro, già conoscevano. E tu insieme, perché non è stato tanto difficoltoso l'inserimento, no? Noi si Sarà. andava spesso di là nella scuola elementare e ci invitavano magari a vedere un film facile, un racconto particolare, ci invitavano di là, andavamo assieme a fare loro. Poi c'era abbastanza un accordo fra di noi. Ecco, i bambini, dato che si usciva in giardino assieme, il nostro era separato da loro, ma loro venivano lì al cancello a salutare e a parlare, ed era un buon rapporto fra materna e elementare, buonissimo rapporto. Di fatto quando il bambino della materna andava alle elementari sapeva già com'era, perché si andava spesso da loro, magari un'oretta, pomeriggio, dipende, insomma, nelle varie occasioni, ecco. Eppure ho avuto lì le grandi gioie che hai dopo, perché vedi che se il bambino è occupato, però variando argomenti, variando attività, perché andare fuori un bambino, andare fuori a coltivare l'orto, il suo pestino, guardare come cresce le pianticine, ma non sai che gioia che ha, e poi vedere il suo la tenuta bella, o i suoi rampanelli rossi, ma sai che buoni che sono? O fare mangiare il minestrone. Cioè, quelle cose sembrano sciocchezze, ma per il bambino sono importanti perché fa esperimenti nuovi, conoscenze nuove. Anche andare a vedere le piante che crescono, tutte quelle cose naturali. Uscivate anche dalla scuola Sì, facendo passeggiate spesso, dove spesso. andavate? Attraversare il paese, andare su fino alla chiesa, andare giù fino al lago, e quei giretti brevi, e prima di uscire si raccomandava comportarsi bene. Se vedete la vostra mamma, per piacere non uscite dalla fila, ma state in ordine perché è pericoloso. Cioè, anche quando organizziamo un'uscita, perché all'epoca la statale aveva la maestra e l'assistente, avevo un assistente. Ecco, ci uscivano i due, per cui i bambini erano in tanti e bisogna che stiano in ordine. Il grande sempre aiutava il piccolo, ecco, questo che era anche un argomento importante. Il grande aiutava sempre il piccolo a vestirsi, a mettere il grembiulino, a togliergli le scarpe, mettergli le pantofole. Il grande aveva sempre il suo piccolo da aiutare. E per quello che dopo il bambino imparava a lanciare le scarpe, perché doveva aiutarsi, oltre che aiutare se stesso, doveva aiutare il suo piccolo. Allora, avevamo tutto il tempo, perché i bambini, i tempi, bisogna lasciarli lì finché è necessario. Ecco, così il grande vestiva, gli metteva il grembiulino, gli toglieva il cappotto, ma non perché non potessi farlo io, no. Perché dovevano far pianino, logicamente non è il primo giorno che fanno questo, ma durante l'anno finché arrivano a fare delle cose che non avresti pensato, perché ogni grande aveva il suo piccolo da aiutare la mattina, la sera, a tavola, così ogni grande aveva vicino il suo piccolo. E lo stesso nel vestire, il grande ha gioia di vestire il suo piccolo, è pronto per andare a casa. Intanto è occupato, se no quando è pronto lui comincia a stufarsi, sta lì, invece si è obbligato, cioè a questo impegno si sente importante, perché accudire un piccolo non è da poco, si sente importante e ha da fare e allora il tempo passa. Cioè l'ozio non ci dovrebbe mai essere nella scuola materna, perché il bambino si stanca. Io
Io ho dei ricordi così belli che non dimenticherò mai, perché mi ha data tanta gioia, tanta soddisfazione e la collaborazione di tutti, perché in comune mi aiutavano, le persone, le mamme mi aiutavano, cioè era un rapporto familiare oltre che di maestra, insomma, proprio quei rapporti umani che sono basilari.